Ciao a tutte, benvenuti o bentornate sul mio canale. Io sono Federica, la donna qualunque per eccellenza, ovvero non avevo voglia di lavare i capelli, ho fatto lo shampoo secco e ho fatto questo fantastico tuppo. Oggi siamo qui per testare insieme i beauty hack di TikTok, ovvero i metodi per truccarsi che dovrebbero facilitarci la vita, migliorarcela, e andiamo step by step. Ho salvato tutti questi hack, i più famosi, più guardati, più apprezzati, e noi li proveremo qui insieme. Siete pronte? Se ti va di far parte della mia community, iscriviti al canale, lascia un bel pollicione in su per questo video. Iniziamo dalla base oggi, non dagli occhi, e per la base c'è una tizia, ovvero 1,5 milioni di tizie, che per le pelli grasse, quale la mia, miscelano un fondotinta full coverage con della cipria in polvere libera e poi la vanno ad applicare sul viso. Così due in uno dovrebbe andarsi a settare il fondotinta, performare meglio sulle pelli grasse, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo. Ho scelto come full coverage il Complexion Pro, il primo fondotinta di Cglam, non quello uscito quest'anno, ma quello uscito l'anno scorso, che è un ottimo fondotinta full coverage, solo che non ho molto spazio sulla mano. Vado a fare due pump pieni di prodotto. E madonna, questa è rischiosissima questa operazione. Ok, ho messo della cipria. A questo punto prendo un pennello e miscelo tutta la situazione. Ok, pennello e impasto. Ops, aspettate, impasto, poi vi faccio vedere. Ok, ho fatto la pastura e andiamo a stendere il fondotinta. Devo dire che effettivamente questo beauty hack non è malaccio, perché sento il fondotinta un po' come più asciutto, quindi ideale sicuramente come beauty hack per chi ha una pelle grassa. E ne aumenta anche la coprenza. Non ideale per chi ha una pelle secca, in quanto potrebbe enfatizzare le pellicine. Mi piace! Wow! Wow! Sistemo un po' con la spugna, peraltro ho usato pochissimo prodotto e ho una buona coprenza. Figo, guardate il risultato. Ovviamente nel contorno occhi non l'ho messo. Direi ottimo. Bene, il primo è approvato. Applico un po' di correttore qualsiasi nella palpebra e passiamo al beauty hack per fare una bellissima sfumatura di ombretti. Vediamo se funziona. Ho applicato sulla palpebra il correttore Wycon Lily Tech Invasion. Questo qui è il Be The Dark, super super full coverage, abbastanza secchino, quindi lo uso proprio come base ombretto e stop. Andremo a fare questa sorta di arcobaleno sull'occhio e andremo poi a sfumare tutto insieme. Dovrebbe uscire un make-up occhi molto carino. Ho deciso di prendere la palette nude, perché più o meno parliamo di colorazioni neutre, e quindi ecco qui, questa qui è di Beauty Bay. È una bellissima palette, l'abbiamo vista anche nei prodotti top dell'anno, al mega specchio e ha tutte queste colorazioni. Vado a prendere il nero, quindi super audace, e vado a pigiarlo, cioè fanno proprio delle sorta di righe. Faccio un degradé di colore a righe praticamente sull'occhio. Pulisco, prendo un marrone. Non l'ho mai fatto, vi dico la verità, quindi sono proprio tutti esperimenti che sto facendo con voi per la prima volta, forse tranne uno che ho fatto tanti anni fa quando ero piccolina. Pulisco lo stesso pennello e lo vado ad utilizzare, qualcosa di molto caldo qui. Ok,
Poi cosa mettiamo? Mettiamo uno shimmer. Beh, vado con, prendiamo un altro pennellino da shimmer, metto l'oro qui. Wow, guardate che scrivenza questa palette, veramente così. Dico, magari per chi non è capace a sfumare questo hack potrebbe essere vantaggioso. E poi infine concludo col bianco nella prima parte e angolo interno, e ce lo teniamo come viene, quindi se viene una schifezza ci sarà da ridere. La ragazza poi ovviamente vanno a sfumare tutto, quindi iniziamo a sfumare verso l'interno tutto e vediamo che cosa combino. Vado molto leggera. A questo punto pulisco il pennello, sfumo bene l'esterno, pulisco. Sarà un sì o un no? Questo è il risultato, anche un po' macchiato, e vi dico, secondo me è un no, ma perché forse l'avremmo potuto salvare senza mettere il nero, perché il nero è troppo delicato come colore, va dosato, io di solito lo utilizzo solo nella parte bassa, quindi magari se l'avessimo fatto con un marroncino senza utilizzare il nero sarebbe sicuramente venuto qualcosa di più carino. Ormai lo facciamo anche dall'altro lato. Provo ad andare con un altro pennello un pochino più piatto e cicciotto e sfumo al contrario da questa parte, vediamo cosa succede. Secondo me l'errore è il nero, vedete, cioè fino a non toccare il nero è una cosa abbastanza fattibile, il nero purtroppo è troppo alto. Una schifezza. Per quello del fondotinta mi è piaciuto e non l'ho neanche settato, si asciuga da solo, chi ha la pelle grassa può provare ed è veramente carino. Magari poi spruzzate il setting spray e andate con la beauty blender per farlo durare ancora meglio. Per quanto riguarda l'occhio sto cercando di sistemare, da questo lato sembra essere venuto un filino meglio, ma io vedo delle macchie ed è il nero a parer mio. No, per me è bocciato. Andiamo avanti. Nel prossimo beauty hack faremo questa cosa, ovvero una sorta di contour in crema all in one, quindi come per l'ombretto andremo a stendere tutti i prodotti in crema e li sfumeremo insieme. Proviamo. Allora, vado a utilizzare il correttore con crema occhi acido ialuronico di L'Oreal. Allora, facciamo così, per non barare, prima lo metto un po' qui e lo stendo. E adesso faremo una riga di questo. Poi una riga di blush, e ho preso questo della Fruit Explosion di Kiko. Potente. Poi vado ad utilizzare il Tantour di Huda nella colorazione medium, cioè mi viene da ridere da sola, raga, prelevo. Estendo. Lei va un po' più avanti. Fino a qua e rivado col correttore sotto. Ok, poi lei prende un pennello a lingua di gatto e sfuma tutto, quindi
vado con un pennello a lingua di gatto e inizia dalla parte alta. Funziona! Bello, dai, carino! Ci piace! Guardate che carino! Riproviamo dall'altro lato, ve lo metto velocizzato. Vediamo se è stato solo un caso oppure funziona. No, ma funziona! Ma che bello! Mi piace! Super radioso! Yeah! Bellissimo! Funziona! Yeah! Bello, questo beauty hack mi piace! Adesso andiamo a fare il contour al naso con un altro beauty hack. Allora, questa ragazza praticamente appoggia un pennello in mezzo al naso e pennella ai lati e dovrebbe venire fuori un bel contour al naso. Per eseguirlo vado a prendere la cialda di Mulac 02 Morfeo, che è una cialda da contour in polvere piuttosto fredda, neutro fredda, e poi col dito andremo a illuminare se è venuto bene con il Dandelion di Benefit. Prendo un pennello per fare il contour e un pennello da mettere sul naso. Vado a prelevare un pochino di prodotto e scarico e inizio. Insomma, forse è troppo grosso, proviamo con uno più piccolo. Questo è più piccolo. Insomma, sfumo leggermente i laterali. Non è male, non è male, non è l'hack della vita. Rispetto a questo, questo mi è piaciuto davvero, anche quello della base. Prende poi col dito l'illuminante e lo mette qui e qui. Questo è il risultato e ce lo teniamo. Ni. Non mi convince più di tanto. Abbiamo il beauty hack per il mascara, quindi ho deciso che in un occhio lo applico normale e nell'altro proveremo a fare il trucchetto, così vediamo la differenza. L'hack è quello di pucciare lo scovolino nella cipria, questo l'ho fatto quando ero piccola, quindi lo proveremo insieme e poi applicare. Quindi vado con l'Insta Length Mascara volume lunghezza di Astra e questo è lo scovolino molto semplice e credo che debba essere per forza in setole lo scovolino per fare questo hack in modo da prendere meglio poi la polvere, quindi lo applico in quest'occhio e poi vediamo insieme l'hack nell'altro occhio. Ok, questo è il risultato senza l'hack. Ora andiamo a fare questo beauty hack. Quindi impapocchieremo sia una cipria che un mascara. Che idee! Allora, riprendo la mia cipria di She Glam e dovrei tirare fuori questo, pucciarlo all'interno della cipria. Come cavolo fanno? Ok. Ok, per non sporcare la cipria ho deciso di farlo così. Ho messo qui la cipria
e vado a rotolare dentro lo scovolino del mascara, che scarico un po'. Questo è il risultato. Dopodiché ripiazzano lo scovolino all'interno del mascara, povero mascara, e lo applicano. Quindi andiamo a vedere se c'è differenza. Questo è il risultato. Ne avevamo davvero bisogno di questa cosa? Mamma che schifo questo ombretto, raga, mamma che schifo. Comunque, io non noto grandissima differenza e basta, secondo me, comprare i mascara quelli con le fibre sintetiche all'interno o utilizzare un primer mascara senza andare a rovinare un mascara e una cipria. Secondo me questo è una... Siamo arrivate all'ultimo hack del giorno che riguarda le labbra e già ho paura. Allora, con questo hack dicono che ti vengono delle labbra effetto filler, quindi andiamo a prendere una matita labbra e un rossetto. Allora, il trucco starebbe nel mettersi in questo modo e fare un overline a mano delle nostre labbra sopra e sotto, andando a colorare tutta la parte sporgente, poi con il rossetto andare a riempire tutto e poi dovremo avere due canotti. Scusate, c'ho un po' di mascara sulle dita. Ho preso la matita di Winnie Chic Color Lip Liner nel numero, vatte la pesca, 01. E ho preso un rossetto di Kiko, il Velvet Passion Matte Lipstick nella colorazione 328. Quindi utilizzeremo questi due prodotti. Non posso parlare, quindi vi saluto prima di sta schifezza e vediamo se funziona. Insomma, da perfezionare. Questo è una grandissima stupidaggine, semplicemente per il fatto che se uno non ha la manualità in ogni caso di farsi l'overline, quindi andare a fare il contorno esterno alle labbra di qualche centimetro in modo preciso, il trucchetto non viene, mentre se avete la manualità il trucchetto viene. Questo è il grande mistero di questo TikTok, che si può fare tranquillamente con le labbra in posizione, lo trovo anche piuttosto comodo. Comunque questa combo labbra non è male. Bene ragazze, questo è il risultato di tutti gli hack che abbiamo provato. L'ombretto fa veramente schifo, ma sono sicura che se avessimo optato per colori un pochino più chiari, quindi evitando il nero perché è un colore più difficile che tende già di per sé a fare macchia, l'avremmo salvata. Potevo essere più furba e farvi questo tranello, ma ho voluto essere sincera al 100%, quindi vi svelo anche secondo me qual è il trucchetto per far venire bene questo beauty hack. Questo è un video leggero per passare del tempo in compagnia, ma anche per vedere se alcune cose funzionano o non funzionano e se vale la pena farle. Devo dire che l'hack per quanto riguarda il lifting contour, insomma, che abbiamo fatto sullo zigomo, pensavo fosse un flop totale, invece mi ha stupita. Io spero che vi abbia fatto piacere passare questo tempo un po' in mia compagnia. Se è così, vi aspetto nei commenti, vi aspetto inoltre anche sulla mia pagina Instagram La Donna Qualunque. Io vi ringrazio, ma come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, La Donna Qualunque.